Salve gente, ben ritrovati su Our Sci-Fi. Ho dato un'occhiata alle prime puntate di Altered Carbon, la serie su Netflix, e devo dire, era un po' che non vedevo un'ambientazione cyberpunk così ben curata, così pura in un certo senso, senza troppe contaminazioni. Mi ricorda Blade Runner, mi ricorda le ambientazioni di Philip K. Dick. Da quel punto di vista è veramente una bella ambientazione. Si tratta di una città classica del cyberpunk, strutturata come una megalopoli dove di notte piove sempre per qualche motivo, con scritte giapponesi qua e là, e ci troviamo in un futuro dove l'umanità ha scoperto in un modo o nell'altro, non si capisce ancora bene, il sistema per scaricare le coscienze delle persone all'interno di dei dispositivi che vengono chiamati pile, che sono impiantati nella nuca delle persone. Quindi la morte in sostanza non esiste più, cioè non è che non esiste più, non è più la fine se la pila viene mantenuta intatta. Quindi cosa succede? Il tuo corpo muore, se la pila è intatta può essere reimpiantata in un altro corpo e quindi cambi solo corpo. Questa premessa ovviamente è sviluppata in tutta una serie di modi all'interno della società, quindi vediamo che ci sono i soliti gruppi religiosi che sono contrari al fatto di riportare in vita le persone perché non andrebbero in paradiso se venissero riportati in vita così, insomma che sono cose tipiche della società americana che vediamo anche oggi, gente che si oppone all'aborto, che si oppone all'eutanasia per motivi religiosi. Poi abbiamo tutta un'altra serie di conseguenze che questo particolare tipo di morte porta, cioè c'è gente in questa società che è disposta a pagare per fare in modo che le persone combattano all'ultimo sangue, e le persone ci stanno perché tanto se vincono, vincono tipo una custodia migliore, cioè un corpo migliore, e tutta la società quindi si è evoluta intorno a questo concetto e si sono sviluppati tutta una serie di morali e tutta una serie di intrattenimenti che per la nostra etica sono assolutamente inaccettabili. In una società invece dove morire non significa morire, ma significa solo perdere un corpo e dopo averne un altro, l'etica è diversa. E questo è un ottimo spunto per afferrare il concetto che l'etica non è universale. Noi abbiamo un'etica, la società futura potrebbe avere, anzi sicuramente avrà, un'etica completamente diversa dalla nostra, come la nostra etica è completamente diversa da quella del 1200 o del Medioevo, insomma. C'è un'evoluzione dell'etica in base a quello che scopre la società come tecnologia o come modo di pensare. Ci sono ovviamente varie classi sociali, per esempio ci sono i MAT, diminutivo di Matusalemme, che sono i super ricchi che possono permettersi in sostanza di vivere praticamente all'infinito, perché se una persona meno abbiente, diciamo, vuole ottenere una custodia nuova, si deve accontentare di quello che passa il convento in sostanza, e poi cambiare il proprio aspetto non è completamente privo di conseguenze, perché pare che a livello psicologico cambiare continuamente custodia possa alla fine portare ad un crollo. I super ricchi invece hanno così tanti soldi che possono fare in modo che i loro corpi originali vengano clonati in modo da avere custodie di riserva, ma sempre uguali, cioè sempre i loro corpi che possono sostituire. Allora, cosa succede nella prima puntata? Il nostro eroe è uno spedi, ossia un combattente particolarmente addestrato di un'altra epoca che è rimasto dormiente come coscienza per centinaia di anni, quindi viene trapiantato in un'epoca che lui non conosce, che non è la sua, però questo particolare tipo di combattenti è addestrato per trovarsi subito a proprio agio in qualsiasi cultura. Ah, perché c'è anche da dire che l'umanità ha colonizzato diversi pianeti e tramite un sistema di trasmissione dei dati è possibile trasmettere le coscienze da un pianeta all'altro e quindi
in buona sostanza viaggiare tramite un flusso dati e trasportare la propria coscienza in un corpo su un altro pianeta, ad esempio. Non si capisce ancora bene, almeno dalle puntate che ho visto io, chi ha costituito questo particolare tipo di combattenti o di guerriglieri e quale fosse la loro missione principale. Comunque vediamo che il nostro protagonista, che si chiama Kovac, ha una storia interessante. Vediamo che c'è di mezzo un trauma, c'è di mezzo una donna che a lui molto legata, che è stata uccisa, che però lui continua a vedere, quindi non è ancora ben chiaro quale sia il rapporto. Io posso solo presupporre, non lo so, magari è un qualcosa di psicologico, oppure la coscienza di questa donna è in qualche modo integrata nella sua, quindi sono in due in una pila, chissà. Interessante però. Comunque, fatto sta che era stato arrestato e dopo centinaia di anni in carcere, quindi spento, è stato riportato in vita da un riccone, uno di questi Matt, per risolvere il suo omicidio, fra virgolette, perché questo Matt, a quanto pare, aveva subito un tentativo di omicidio dove una sua custodia era stata effettivamente distrutta, compresa la pila, ma, e questo non è uno spoiler perché dai, è la prima puntata, lui aveva un satellite in grado di fare il backup della sua coscienza e quindi ha potuto, nonostante la sua pila fosse stata distrutta, rivivere in un'altra, in un altro involucro. Quindi il personaggio principale, Kovac, è interessante, ha una storia che ti viene voglia di scoprire, è ben caratterizzato e intorno si sviluppano anche altri personaggi. Alcuni hanno criticato questa serie perché dicono che non riesce a mantenere una certa coerenza durante, dopo tipo la quarta puntata, non ci sono ancora, mi sa che sono arrivato proprio alla quarta. Comunque, questa serie viene da un romanzo, il romanzo che si chiama Bay City, di Richard K. Morgan, e questo secondo me è più o meno una specie di garanzia, perché, ok, l'adattamento da un romanzo a una serie può essere fatto bene o può essere fatto male, però comunque c'è che il romanzo ha avuto abbastanza successo da essere preso in considerazione per un adattamento come una serie TV. Quindi diciamo che ha già passato una sorta di test. La storia, quindi, perlomeno, è solida. Io non ho letto il romanzo, ma intendo farlo a un certo punto. Quindi, cosa possiamo dire? Non è accurata scientificamente. Può essere, per esempio, The Expanse. Che, vabbè, ma non troppo. Ci sono solo alcune piccole cose, tipo questi Matt vivono in dei grattacieli altissimi. E si vede che svettano sopra le nubi, dove sotto piove, e loro invece stanno sopra al sole e c'hanno dei giardini sopra dove la gente va tranquillamente. Ok, se ipotizziamo che le nubi siano degli stratocumuli, diciamo che si possono trovare fra 1 e 2 chilometri. Quindi fra 1 e 2 chilometri ci dovrebbero essere un 5 gradi e comunque ci dovrebbe essere un ventaccio che non deve essere molto confortevole girare così in abito da cocktail. Ma a parte questo, che tutto sommato una piccolezza, non è veramente importante per quanto riguarda la trama, per il resto va abbastanza bene. Poi ci sono alcune situazioni particolari in cui, per esempio, alcune persone per le feste fanno rivivere i loro nonni, i loro antenati, insomma, magari in corpi che riescono a trovare così o ad affittare. Per esempio, un'anziana signora può rivivere nel corpo di un tizio grosso e barbuto, diciamo. Sono cose che fanno riflettere su quanto sarebbe diversa la nostra vita con una tecnologia del genere, che non è assolutamente inverosimile, anzi è una cosa che viene paventata anche oggi, e sì, alcuni visionari di oggi lo vedono in un futuro medio lontano questo tipo di tecnologia. Quindi secondo me la serie merita perlomeno di essere vista fino a dove l'ho vista io. Poi io continuerò a guardarla e vedremo se riuscirà a mantenere una sua solidità di trama, se riuscirà
a continuare a stare sul pezzo e vi farò sapere. Quindi, per questo video è tutto, vi ringrazio per aver guardato, ci vediamo al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao ragazzi!